Salve, qui c'è il vostro maestro Obi-Wan per Hobby. Benvenuti o bentornati sul mio canale. Come sempre, vi ricordo di iscrivervi e attivare la campanella degli avvisi. In più, ricordo che se volete avere un contatto diretto con me, in descrizione troverete il link del server di Discord. Detto questo, come avrete letto dal titolo, oggi andremo a rispondere a una delle domande che mi è stata fatta più spesso da tutti i vari giocatori, sia nuovi che magari quelli un po' più veterani, da quando è uscito questo gioco, ovvero come mi devo comportare quando colpisco un NPC ed esso diventa ostile oppure muore? Allora, la risposta diretta è molto semplice. Andate alla chiesa dei voti e utilizzate l'altare che trovate al suo interno. In poche parole, la chiesa dei voti è un luogo dove tramite un oggetto e tramite un'interazione con un altare specifico voi potrete far tornare in vita o rendere di nuovo pacifici tutti gli NPC che andrete a colpire. Non è vero. In realtà, nel gioco di Elden Ring, il 99,99% di tutti i personaggi che vi danno quest secondarie hanno purtroppo come obiettivo secondario di finale di quelle che sono le loro quest, la loro morte per mano del personaggio principale, ovvero voi. Cosa vuol dire? È molto semplice. Li uccidete, rimangono morti, perché il gioco prevede che tra i finali della loro quest ci sia la loro morte per vostra mano. E questo di solito vi dà comunque un minimo di drop degli oggetti che normalmente vi dovrebbero dare. Vi faccio un esempio. Alexander, finita la sua quest, vi dà il suo amuleto, che aumenta notevolmente tutti i danni portati dalle cenere di guerra. Lo uccidete prima, vi dà un amuleto che aumenta i danni delle cenere di guerra. È notevolmente più debole, ma comunque vi dà un oggetto per dimostrare che la sua quest è finita anche se voi l'avete ucciso. Uguale Nefeli, vi dà le sue armi invece che darvi due pietre della forgiatura normali, draconiche. La tenna è uguale, Seluvis anche, Mangiasterco pure. Probabilmente quasi tutti i personaggi che ho portato fino adesso hanno questa prerogativa, quindi di essere uccisi e rimanere morti. Diciamo che quelli che potranno ritornare in vita o tornare pacifici sono quasi tutti i venditori del gioco, quindi quelli ambulanti che trovate ai vari punti di grazia. I personaggi, diciamo che tirano le fila dietro le quest. Vi faccio un esempio: il vecchio che vi dice di andare a curare Millicent e dà l'avvio a tutta quella che è la sua quest. Se lo colpite, lui sparisce, basta andare alla chiesa dei voti e riapparirà. Se invece uccidete Millicent, dato che la sua quest prevede anche che voi la dobbiate uccidere per ottenere uno dei due amuleti, non ritornerà in vita. Questo è per farvi capire un po' la logica. Ranni, se la colpite o andate a colpire il gigante Iji prima di aver concluso la sua quest o prima di averla svolta, potrete andare su, semplicemente alla chiesa dei voti, attivare l'altare e farli riapparire. Quindi, prima di farvi vedere dove si trova questo benedetto altare dei voti, ricordate, questo gioco ha previsto che voi uccidiate volontariamente o involontariamente la maggior parte dei personaggi secondari. Questo vuol dire che una volta che li uccidete dovrete per forza completare la loro quest nella run successiva. Quindi state attenti a non colpire per sbaglio i personaggi che incontrati, almeno questo è il mio consiglio. Sappiate che io stesso ho perso parecchie quest nella mia primissima run proprio per questo motivo. Quindi fate attenzione. Allora, partendo da questo punto in cui ci troviamo, ovvero qui, dall'uscita dopo aver sconfitto Godric, letteralmente parlando da qui, se voi scenderete qui sotto e seguirete questa strada, una volta fatti tutti i vari punti di grazia, superata la torre e arrivati in questo punto qui, vi troverete alla Chiesa dei Voti. Letteralmente ci potete arrivare a piedi in, non so, 5 minuti, voi venite qui. A destra del punto di grazia ci sono le solite lapidi attaccate alla parete, saltate giù con torrente, vi fate tutta la strada e ci arrivate senza troppi problemi. Ma c'è una strada secondaria che da un certo punto di vista è più diretta perché è tramite un teletrasporto che vi porta direttamente alla Chiesa dei Voti e
E da un altro punto di vista invece è più lunga. Allora, tutti sanno che a Liurnia si va per esplorare l'Accademia. Questa. Una volta sconfitto il lupo infuocato, quello che io chiamo Sif della Lidl, perché è letteralmente Sif di Dark Souls 1, semplicemente rifatto con una spada infuocata. In questo punto qui, prima di arrivare nella boss fight contro Rennala, in una stanza specifica troverete un teletrasporto che vi porterà direttamente alla Chiesa dei Voti. E adesso vi farò vedere come arrivarci, vi farò vedere proprio la strada passo passo, partendo proprio dalla boss fight del lupo. Allora, perché vi voglio fare vedere anche questa alternativa, anche se l'altra semplicemente ci andate voi fisicamente contro Rente, quindi non dovete sconfiggere nemmeno un nemico e tecnicamente ci arrivate prima? Per un semplice motivo: normalmente la gente che viene all'interno di Liurnia, quindi di tutta quest'area qui della mappa, la prima cosa che fa è tirare dritta verso l'Accademia e esplorarla. E poi si esplora tutte e due le sponde, ma solo in un secondo momento. Quindi potrebbe essere più diretta la strada una volta arrivate a Liurnia e preso il teletrasporto. Un'altra cosa, l'oggetto che serve per attivare l'altare nella Chiesa dei Voti è la rugiada celestiale, questo. Sappiate che io non vi farò vedere dove si trova, per un semplice motivo. Questi oggetti sono stati collocati letteralmente sulla via che il personaggio deve percorrere per proseguire nella trama. Normalmente un giocatore, già dopo aver fatto solo Liurnia, ne ha già 4 o 5. Ok? Quindi non ha molto senso che io vi vada a dire ogni singolo punto in cui si trova, perché il gioco ha previsto che voi facciate tanti errori, quindi che vi servano tanti di questi oggetti. Vi faccio notare che un giocatore un po' di tempo fa mi ha chiesto questa cosa della Chiesa dei Voti. Lui era a livello 25-30, una cosa del genere, e solo esplorando di questi ne aveva già trovati due, senza andare a combattere o fare tante parti di trama. Quindi sappiate bene che in un modo o nell'altro li trovate, quindi non serve che vi mostri ogni singolo punto dove si trovano. Detto questo, possiamo andare avanti col video, vi farò vedere la strada da Liurnia e poi vi farò vedere esattamente l'altare, il punto dove si trova la Chiesa dei Voti. Bene, possiamo andare avanti. Ok, ci troviamo dentro all'Accademia di Magia. Esattamente come avevo detto, ci troviamo in questo punto di grazia qui, che letteralmente, come potete vedere dalla stanza, è esattamente quello dopo aver battuto il boss di quel lupo infuocato. Voi uscite da questa stanza. Vi dirigete piano piano verso l'area dove normalmente sconfiggete Rennala e nella zona appena prima di combattere contro quel soldato che vi è ostile, girate verso destra e semplicemente troverete su una balconata il teletrasporto che vi porta alla Chiesa dei Voti. Adesso vedrete che è estremamente semplice. Come vedete, schivare la palla che vi viene addosso con lo scatto è estremamente facile. Arrivati qui, invece che andare dritti, semplicemente girate qui a destra. Arrivate qua e ecco il teletrasporto. Voi semplicemente lo prendete e apparirete alla Chiesa dei Voti. Adesso prendiamolo. Adesso vi devo dare un avvertimento. In teoria, adesso che è notte, quando apparite qui fate molta attenzione perché l'area di questa chiesa è anche l'area di una boss fight. Quindi, se venite qua di notte e fate il viaggio rapido con il punto di grazia, che letteralmente si trova qui fuori, come potete vedere, mi ha portato esattamente sulla Chiesa dei Voti. All'interno della chiesa apparirà quel boss che utilizza la spada tipo volante, quella che vi può colpire a distanza anche se scappate o trovate via. Fate molta attenzione perché è parecchio forte. Comunque, questa è la Chiesa dei Voti. Qui a sinistra c'è il tartarugone gigante che vi fa da venditore generico sia per i tomi della magia che per quelli che sono i tomi in generale, quindi sia stregonerie che incantesimi. Se non volete completare le quest di Selen e di Corin, semplicemente portate i tomi a lui e come vedete lui vi venderà tutte le varie magie e potrete consigliargli i vari tomi o parlare di varie cose per scoprire varie nozioni su alcuni personaggi, ma l'unica cosa che interessa a voi, ora come ora, è questa. Questa
Questa statua qui è l'altare della Chiesa dei Voti. Voi semplicemente ci interagite. Adesso con me dirà semplicemente che non ho nessun peccato da assolvere. Voi gli donerete l'oggetto lì, la rugiada celestiale, si attiverà e semplicemente farà in modo che i personaggi che avete colpito o che avete ucciso tornino esattamente come erano prima, quindi pacifici e soprattutto vivi. Detto questo, qui diciamo che la guida finisce. Questa è la Chiesa dei Voti e questo è quello che dovete fare per rimettere le cose a posto. Come ho detto prima, fate attenzione. I personaggi che colpite, la maggior parte rimane con me, quindi o morta o ostile. Detto questo, spero che questo piccolo video, questa piccola guida di oggi vi sia utile. Qui, come sempre, dal maestro Obi-Wan Kenobi. È tutto, che la forza sia con voi, ci vediamo ad un prossimo video.